nulla, però Onorio, se vieni qui magari hai la sedia e il microfono. Sì. Grazie. Avremo un problema tecnico tra un po', ci sarà qui una festa, cioè tra un po' vuol dire tra un'oretta, una festa qui, e quindi dovremo essere piuttosto competitivi per renderci più simpatici di quanto non siano quelli che hanno organizzato questa festa, e nel caso chiudere la porta sapendo che purtroppo si è rotta l'aria condizionata, ma non c'è stato detto nulla prima, impedendoci a questo punto di poter scegliere anche una sala differente. Allora, prima di tutto voglio qui ringraziare e salutare a nome di tutti noi per la loro presenza e la loro partecipazione alla nostra assemblea, Laura Boldrini e Pietro Grasso, ai quali vorrei che fosse tributato un caloroso applauso da parte di tutti noi. Con l'assemblea di oggi vogliamo dar vita al primo comitato promotore di Liberi Uguali sul nostro territorio milanese. Era questo un impegno che ci eravamo presi qui a Milano in una precedente assemblea alla vigilia dell'iniziativa nazionale di Liberi Uguali che si è tenuta il 26 maggio a Roma. Riteniamo inoltre che sia utile nell'appuntamento di oggi analizzare la situazione politica che si è venuta a determinare dopo la nascita del nuovo governo. Governo che, come sapete, ha giurato il 1° giugno, e quindi in un momento successivo rispetto anche all'Assemblea nazionale che come Liberi Uguali avevamo fatto. Una situazione politica che noi non esitiamo a definire molto grave e per molti versi inediti nella storia sia del nostro Paese e dell'intera comunità europea, e come tale una situazione che va adeguatamente studiata, valutata e fortemente contrastata. Tutto ciò per ragionare su quali dovranno essere i nostri temi, le nostre parole d'ordine e le modalità della nostra iniziativa con le quali noi saremo chiamati a fare l'opposizione a questa maggioranza di governo, un'opposizione di sinistra dentro e fuori le sedi istituzionali. Per questo servono al più presto individuare gli strumenti nuovi di analisi che ci aiutino a capire e a comprendere i cambiamenti che sono avvenuti nel nostro Paese e non solo nel nostro Paese e i loro effetti dal punto di vista sociale, economico e politico. Cambiamenti che siamo visti come sinistra ampiamente impreparati a prevederli, a comprenderli, incapaci di provare per tempo a dar loro delle risposte politiche che fossero adeguate. Perché limitarsi a definire l'attuale governo con il marchio di sovranisti, populisti e razzisti, pur essendo assolutamente vero, non ci aiuterà a trovare loro le necessarie contromisure. È impressionante il consenso che sembrano avere ancora oggi tra la gente. Perché se non capiamo le ragioni dello sfondamento a destra che c'è stato, quali siano e di chi siano le responsabilità politiche di quello che è successo, noi rischiamo di non andare da nessuna parte. Anche qui sento dire che avremmo perso tutti, forse, come dato numerico. Sicuramente avendo però nella sconfitta del 4 di marzo avuto delle responsabilità profondamente diverse per quella sconfitta che c'è stata. Perché vedete, non si è perso per un destino cinico baro, oppure perché si è perso in tutta Europa, o peggio, come ci siamo sentiti dire, perché abbiamo fatto bene ma le persone non ci hanno capito. Perché è questo che si ostinano a dire molti che hanno sostenuto e che hanno fatto parte dei passati governi. Si è perso e si continuerà a perdere se la sinistra non si pone come orizzonte della propria ragione d'essere la trasformazione di questa società, la messa in discussione del suo paradigma neoliberista, la critica serrata al capitalismo, una lotta senza quartiere per le libertà e per le uguaglianze di tutte e di tutti. Se non ripartiamo dalle battaglie per il diritto al lavoro, un lavoro per tutti, sicuro, dignitoso, di qualità, dove chi viene licenziato in modo illegittimo ha il diritto di rientrare nel suo posto di lavoro e questo indipendentemente dalla dimensione dell'azienda dove lavora. Se non ripartiamo dalle battaglie per un welfare universale, parlo di uno Stato sociale dove tutte le persone hanno lo stesso diritto alla salute, dove tutti hanno lo stesso diritto di studiare, di poter avere una pensione dignitosa, un reddito decoroso quando si perde il proprio posto di lavoro, una casa a canoni accessibili. Se non ripartiamo dalle battaglie per ridare dignità alle persone che vivono nelle tante periferie del mondo, che si chiamino esse Stadera, Ponte Lambro, Giambellino, oppure i tanti mezzogiorni d'Italia, penso ai paesi e alle città del nostro sud, oppure i tanti luoghi da dove provengono le tante persone che tutti i giorni, mettendo a rischio la propria vita e quelle dei loro familiari, tra mille difficoltà, cercano di arrivare nel nostro paese.
Se la sinistra non è capace di fare questo, e in questi anni non è stata capace di farlo, semplicemente non è più sinistra e non serve a quello che dovrebbe essere il suo popolo di riferimento, che in larga parte abbiamo perduto in questi anni. Per questo non sono proponibili ipotetici fronti repubblicani o anche progressisti che siano, dove non è chiaro il merito delle questioni e soprattutto chi vogliamo noi rappresentare. Mi riferisco alle scellerate politiche anti-immigrazione che sta facendo questo governo, a partire dal suo ministro degli interni, e il tipo di critiche su questo che vengono espresse, ad esempio, negli ambienti del PD. Ci sentiamo dire, ma queste cose le avevamo già fatte noi, le avevamo già decise noi. Quando è venuto al Senato Salvini per riferire rispetto alle vicende riguardanti l'immigrazione, tra le prime cose che ha detto noi stiamo proseguendo l'attività che era già stata istruita e iniziata dal precedente governo. Ebbene, voi sapete quanto siano divisivi i temi dell'immigrazione, soprattutto in Europa, tra destra e sinistra. Ecco, su questi temi noi scontiamo questi ritardi e queste difficoltà. E mi riferisco alle parziali e contraddittorie novità in materia di lavoro contenute nel decreto dignità. Ora, io e molti tra di voi siamo un po' del mestiere. Indubbiamente l'accezione decreto dignità è assolutamente fuori luogo e sproporzionata rispetto a quanto non sono contenute, rispetto alle ai temi che sono contenuti all'interno di questo decreto. Però purtuttavia a me hanno particolarmente colpito le critiche che sono state mosse da più parti, la critica ad esempio che fa Fratelli d'Italia, le critiche che fa Confindustria, le critiche del Corriere della Sera, le critiche anche di alcuni ambienti tecnici, la Ragioneria dello Stato, chi per essa, quando certifica che in ragione dell'introduzione, della reintroduzione della causale nell'assunzione a tempo determinato si perderebbero 80.000 posti di lavoro in 10 anni. Ebbene, a me impressione che molte di queste considerazioni, molte di queste valutazioni siano state fatte anche dal Partito Democratico e anche da chi negli anni scorsi ha lavorato per costruire il progetto del Jobs Act. Allora, io penso che anche sul tema del lavoro ci siano degli elementi, delle distanze che come tali vadano considerate. Per non parlare delle pensioni, io sto cercando di ragionare di merito, perché qua si voglia tipo di ragionamento, di fronti, di alleanze, di intese, non possono prescindere da quello che è il merito della questione. Abbiamo parlato dei migranti, abbiamo parlato del lavoro, parliamo delle pensioni e delle possibili modifiche da introdurre alla legge Fornero, sempre attraverso la quota 100, poi anche su questo ci sono una serie di considerazioni, di contraddizioni che andranno svelate, che andranno denunciate, però è un segnale che va nella direzione di ridurre l'età lavorativa per le persone che attualmente stanno lavorando. Ebbene, anche qui si risponde a queste ipotesi in modo assolutamente inadeguato e noi sappiamo quanto la vicenda previdenziale abbia pesato anche rispetto all'esito elettorale che c'è stato, soprattutto in questa parte del nostro Paese. Insomma, non c'è nessuna autocritica da parte loro, da parte di nessuno di loro, ma una voglia ostinatamente di rivendicare scelte fatte con i passati governi. Io penso che non ci siamo, insomma, è difficile sostenere a questo riguardo il contrario, se stiamo al merito della questione. Dicevo all'inizio della mia relazione della Costituzione questa sera del Comitato Promotore di Libero Uguale di Milano e della città metropolitana milanese. Vogliamo così partecipare e contribuire effettivamente, sia come Articolo 1 e sia come Sinistra Italiana, al programma che Pietro Grasso ha delineato rispetto alla costruzione di Libero Uguale come soggetto politico. Presidente, bene hai fatto ad individuare un percorso che prevede la nascita del nostro partito entro la fine del 2018, perché siamo tutti d'accordo nel riconoscere che siamo stati per troppo tempo, dopo le elezioni politiche, colpevolmente fermi, perché non ha senso aspettare che altri partiti discutano e decidano nei loro congressi, sempre che siano ancora capaci di farlo, sul che cosa fare per loro e che cosa fare anche per gli altri. Perché non credo che almeno nel medio periodo ci saranno improbabili scioglimenti o scomposizioni o ricomposizioni di altre forze politiche. Anche qui vedo molta confusione a riguardo. Se poi ci dovessero essere importanti novità da quelle parti, sicuramente troveremo le intelligenze e le condizioni per aprire una linea di dialogo. Naturalmente a due condizioni, un riconoscimento delle differenze e pari dignità tra i diversi soggetti.
Personalmente credo alla politica come un faticoso e difficile, per alcuni versi appassionante, lavoro quotidiano, fatto tra le persone, sul territorio, nei luoghi del sapere, nei posti di lavoro. E noi di Liberi Uguali dovremmo essere lì, in quei luoghi, ci auguriamo insieme ad altri, a tanti altri, per costruire insieme un'alternativa di sinistra a questo stato di cose. Il nostro è e sarà un lavoro difficile, ci vorrà tempo, pazienza e tante energie nuove per vederne i primi frutti, ma non ci possono essere scorciatoie. Lo vogliamo fare partendo da questa sera, con lo spirito di allargare e di coinvolgere il più possibile singole persone, associazioni, volontariato, cultura, mondo del lavoro, ambientalismo. Colgo qui l'occasione per ringraziare e salutare tutti e tutte coloro che hanno accettato di far parte del nostro comitato promotore di Leo Milanese, così come coloro che parteciperanno ai nostri lavori come invitati permanenti. Questo è un cantiere aperto, è una prima ipotesi, una prima proposta di comitato promotore alla quale naturalmente noi ci auguriamo che possano nel corso delle prossime settimane, nei prossimi mesi, aderire tante, tante altre persone. Dentro un percorso di discussione e di confronto che noi vogliamo che sia democratico, plurale, inclusivo, delle diverse culture che compongono oggi la sinistra milanese, che come tale noi vogliamo considerare aperto, dialogante, ospitante, autonomo, fortemente ancorato alle realtà del nostro territorio. Un progetto che noi vogliamo mettere a disposizione di tutti coloro, donne e uomini, che come noi vogliono costruire un nuovo soggetto della sinistra nel nostro paese, avendo la ferma consapevolezza che noi da soli non basteremmo a contrastare questa deriva di destra nel Paese e che per fare ciò servirà il contributo di molti dentro e fuori Liberi Uguali. Ci sono molte novità che si stanno muovendo politicamente in questo periodo sul nostro territorio, che come tali vanno seguite con interesse e con curiosità. Io credo che con esse sia utile dialogare e confrontarci a partire dai contenuti e dalle proposte. Particolare è e dovrà rimanere per noi il rapporto con le compagne e i compagni di Possibile, con i quali abbiamo condiviso battaglie e speranze anche nell'ultimo periodo. Infine, come Liberi Uguali Milanesi stiamo preparando per settembre due appuntamenti di discussione e di confronto, uno che riguarda il tema dell'Europa, anche in vista delle prossime elezioni europee, e l'altro che riguarda Milano e la città metropolitana. Saranno queste le prime due occasioni per noi per mettere attorno al tavolo le diverse forze politiche, le associazioni e i movimenti. Noi si parte da qui, quindi buon lavoro a tutti e a tutte.